Ciao ragazzi di Cipher TV, oggi andiamo a vedere il WOD di mercoledì. Ci sarà un buy-in e un cash out di 800 metri run, quindi 800 metri di corsa con la bag sulle spalle. Quindi faremo 800 metri all'inizio e poi successivamente due giri di soli movimenti di ginnastica. Partiremo con 15 handstand push up, poi 30 pistol, ovviamente alternati, quindi 30 totali non per gamba, e 45 pull up. Al termine di questi due giri faremo il cash out che sarà uguale a prima, perché ripeteremo la corsa con la bag sulle spalle. La bag per gli atleti più esperti, quindi gli RX, l'uomo utilizzerà il 20, la donna il 15. Gli atleti invece intermedi, uomini, utilizzeranno 15, le donne 10. Gli atleti diciamo principianti utilizzeranno l'uomo il 10 e la donna la bag da 5 kg. Per quanto riguarda il WOD per i principianti, essendo che abbiamo delle skill molto avanzate, quindi abbiamo sia i pistol che gli handstand push up, li andiamo a scalare per facilitargli il lavoro. Li manteniamo un'intensità alta, mettendogli invece che due giri, sei giri una volta che abbiamo finito la corsa, quindi gli 800 metri. Quindi andranno a fare sei giri di 5 pull up, 10 push up e 15 squat, come se fosse un Cindy. Al termine di questi sei giri, anche gli atleti meno esperti completeranno il WOD, quindi lo termineranno con il cash out della corsa con la bag sulle spalle. Andiamo a vedere il warm up. Il warm up di oggi è particolare perché lavoreremo in 30 secondi, quindi a intervalli di 30 secondi, e faremo qualche ripetizione. Faremo tre giri e in sequenza ci saranno 30 secondi di jumping jacks, 30 secondi di affondi alternati, 30 secondi di indu push up appoggiando prima le anche a terra, poi il petto, poi incastrando la testa in mezzo alle spalle, 30 secondi di scapola pull up, quindi iniziamo già ad attivare le scapole per affrontare al meglio i pull up che avremo dopo, quindi ci appenderemo alla sbarra e col braccio teso solleveremo e abbasseremo le scapole. Lo faremo un paio di volte finché non finiranno i 30 secondi. Infine faremo 30 secondi di all hold, quindi andremo in blocco con l'addominale, e di arco, quindi ci gireremo a pancia in giù e andremo in arcare sollevando sia le gambe che le braccia per attivare la parte posteriore. Al termine di questi tre giri andiamo ad affrontare le due skill che avremo nel workout, l'handstand push up e i pull up. Quindi avremo una finestra di 20 minuti dove andremo a fare tutte le progressioni sia per gli handstand che per i pull up, in modo tale da effettuarli tecnicamente al meglio e quindi cercando di sprecare meno energie durante il WOD. Negli handstand possiamo far partire i nostri clienti da una posizione di pike push up per prendere confidenza e diciamo migliorargli la forza sulle spalle, per poi metterli al muro, quindi in handstand hold, e piano piano farli scendere con la testa rannicchiando poi le ginocchia al petto, sfruttando così la chippata. Ricordiamoci nell'handstand di disegnare sempre con testa e mani il famoso triangolo, quindi quando scenderemo giù in handstand la testa andrà più avanti rispetto alle mani, quindi più verso il muro, mentre le mani rimarranno lì perché saranno la base del nostro triangolo. Nei pull up invece inizieremo a esercitarci con dei hip swing alla sbarra, quindi andremo ad unire l'arco con la hollow. Mi raccomando, tenete le gambe unite e i piedi stretti, quindi non cerchiamo di allargare i piedi sia sull'arco che sulla hollow, perché dobbiamo concentrare la forza tutta sul core. Al termine di questi hip swing inizieremo a sfruttare l'oscillazione per venire su, quindi gli atleti meno esperti che non hanno ancora abbastanza forza sulle braccia e sul dorsale utilizzeranno l'elastico, mentre gli atleti più esperti proveranno a sfruttare l'oscillazione per venire su e fare un hip in pull up. Finiti i keeping pull up possiamo anche dare qualche nozione per affrontare al meglio i butterfly. Magari se uno ha già confidenza sulle kippate, gli posso già
posso già aiutarlo nell'effettuare dei butterfly, quindi magari con delle progressioni prima sulla scatola e poi senza, per coordinare il movimento delle braccia con il calcio, quindi con la spinta delle gambe che aiutando spingono le anche verso l'alto e ci aiutano nell'effettuare il butterfly.